Allora, questa sera vi propongo, vedete, devo fare uova con i piselli freschi. Quindi ho messo la cipolla, ci metto un po' d'olio perché dobbiamo andare a cuocere i pisellini freschi. Facciamo imbiondire un po' la cipolla. Queste sono ricettine facili facili, amiche mie. Quindi abbiamo messo un po' d'olio, la cipolla la facciamo imbiondire un poco. E adesso ci vado a mettere i piselli, questi sono quelli freschi, e io ce li avevo congelati, e vado a fare con le uova stasera. Una bella cenetta leggera. Qua, vedete, li lasciamo cuocere per 10 minuti. Ci aggiungo un po' d'acqua, un mezzo bicchiere, vado a mettere un po' di sale e lasciamo andare. Allora, guardate un po' che devo fare adesso. Prendo i rossi, ci aiutiamo con un coltello in modo che non si rompano, eh? E li mettiamo qua nel piatto. Faccio vedere un trucchetto. Ora versiamo i bianchi di uovo nei piselli. Così. Ecco qua, così. Li lascio un poco. E vado a mettere il coperchio. Facciamo 2 minuti. Allora, come notate, vedete l'albume che si è un po' durito. Adesso io vado a mettere le uova così. Le lascio 2 minuti. Aspettate che dobbiamo allargare poco poco. Così. Ecco qua. Copriamo e lasciamo 2 altri secondi. Allora, spegniamo e lo lasciamo 2 minuti. Va bene? Vedete che il tuorlo, vedete? Che non si è indurito, rimane bello sciolto sciolto. Quindi lasciamo adesso riposare 1 minuto. Mettiamo il coperchio e dopo vi faccio vedere l'impiattamento. Adesso andiamo a impiattare. Ci siamo. Vado a impiattare le uova. Aspettate. Vedete? Ci aiutiamo con la paletta. E l'uovo rimane così. Guardate che bella cena. Va bene? Le mie uova con i piselli. Buon appetito a tutti e buona cena. Guardate come sono belle, vedi? Il tuorlo che è rimasto bello morbido morbido. E nel frattempo l'albume si è cotto. Va bene? Buona cena a tutti. Ciao amiche mie, qui dalla cucina di Francuzza. Una ricetta facilissima, facilissima, però è buonissima e delicatissima. Ciao, alla prossima ricetta.